Gli altri due prodotti Razer ho spezzettato questo video anche dalla nuova Black Widow Elite, la tastiera presentata da Adifa. Passiamo poi al Razer Mama Wireless e al nuovo headset 7.1 canali virtuali. Comunque, partendo dal mouse, il mouse che adesso arriva ben 50 ore di utilizzo ed è wireless, un mouse da gaming, quindi è possibile avere un sensore fino a 16.000 dpi, l'illuminazione RGB che vediamo, possibilità di fare chiaramente settare il mouse, le macro, i pulsanti sono presenti sia sulla parte laterale che qui sopra, magari direttamente con settabili per il cambio degli switch, e senza problemi settabile quindi fino a 16.000 dpi per chi ha bisogno della massima sensibilità per giocare. Oltre a questa novità, Razer dichiara tra l'altro 50 ore di utilizzo, come vi ho detto, ricarica tramite cavo micro USB come siamo abituati a vedere, e quindi dunque possibilità di non fermarsi mai, continuare a giocare finché serve. Se prolunghiamo sessioni prolungate, se prevediamo sessioni prolungate di gaming, possiamo caricarlo e poi utilizzarlo liberamente anche a distanza. Le altre sono le Razer che già conosciamo, le Kraken Tournament Edition, che hanno una serie di novità che ci permettono chiaramente di avere migliori qualità audio, un prezzo risicato a 99,99 euro per questa edizione e comfort prolungato partendo dalla parte superiore, quindi sessioni di gaming prolungato, cuscinetti adattabili. Se vediamo il modo in cui si riadattano anche con sulle pressioni, si adattano perfettamente alla nostra testa, coprono completamente l'orecchio. Possiamo utilizzarle chiaramente con cavo, abbiamo il microfono integrato e possiamo chiaramente vedere la qualità dalla parte metallica delle cuffie, e sono chiaramente regolabili. Sono presenti sullo stand di Razer, quindi anche la possibilità di avere il poggio a cuffie direttamente sulla scrivania. Novità effettiva che è incollata tra l'altro sopra lo stand è questo controller che ci permette di gestire la potenza dei bassi da un lato, passare da chat gioco a chat di sistema dall'altra parte, gestire appunto le cuffie e altro, nonché attivare e disattivare il muto e gestire il volume con un controller a parte compatibile col jack standard da 3,5 mm, quindi ci permette di gestire tutto quanto senza poi mettere le mani sul padiglione auricolare direttamente magari mettendolo sulla scrivania. Per quanto riguarda Razer, magari vedremo i prodotti del suo canale successivamente. Dai, tutto, vi rimando all'altro video della Black Widow, la nuova presentata, e lasciate un like come sempre se avete domande giù nei commenti.